We look forward to the time when there is no more night, when your people can come out of hiding, when your people can stop all the fighting. Now for the Aaronic blessing, adesso la benedizione di Aaronic. Yevarechecha Adonai veishmarecha, Yair Adonai panavalecha veichunecha, Yesa Adonai panavalecha veyesim lecha shalom, Veshem Yeshua HaMashiach, Sarha shalom shalom. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua the Messiah, the Prince of Peace. Shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Gesù, il Messia, il Principe della Pace. Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you, be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Shalom, Shabbat Shalom. Shalom e benvenuti allo studio biblico di questa settimana che si dedica al profeta Elisha, Eliseo, profeta di Israele, e a paragone con Yeshua, quindi come Eliseo, come Yeshua. Leggiamo dalla scrittura biblica in Prima Re, capitolo 19, versetti 15 e 16. L'Eterno gli disse: va ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele. Ungerai quindi Elisha, Eliseo, figlio di Shafat, di Abel Meholà, come profeta al tuo posto. Vediamo un po' qual è il carattere storico di questa scrittura. Circa 150 anni dopo che Davide era re su Israele, Hashem chiamò il profeta Elisha, Eliseo, come discepolo e successore principale di Eliahu, ossia Elia in ebraico. Quando Eliahu
apparve sulla scena. Israele era, come sappiamo, caduta in uno stato di estrema apostasia, quindi mancanza di fede in Hashem, ed era sotto la guida della regina Jezebel, che sappiamo appunto essere perfida e contro ogni profeta, infatti uccideva ogni profeta e voleva uccidere Eliahu, e del re Acab, così come i loro predecessori. Quindi Eliahu lavorò fedelmente per riportare Israele dalla morte del peccato verso la vita promessa da Adonai, e alla fine del suo ministero soffiavano finalmente venti di cambiamento. Ma il tempo di Eliahu, Elia in ebraico, qui sulla terra sarebbe presto finito. Siamo quindi a un momento di passaggio, un momento di cambiamento. Quindi Hashem diede ad Eliahu un successore per continuare il suo ministero, che fu appunto Eliseo. Eliseo in ebraico significa Dio e salvezza. E abbiamo sentito parlare per la prima volta di Eliseo nella Primo Re, quando Hashem comandò ad Eliahu di ungerlo come suo successore. E dopo aver ascoltato questo comando da parte di Hashem, Eliahu partì dal monte Horeb nel deserto del Sinai, verso Damasco. Quindi immaginiamo questa grande distanza dal monte Horeb fino a Damasco in Siria, alla ricerca di Eliseo, figlio di un ricco proprietario terriero, Shafat. Lo trovò infatti ad arare con 12 giochi di buoi. Questo lo abbiamo visto precedentemente, era un uomo molto forte, molto ricco, e godeva quindi di un privilegio economico datogli da Hashem, proprio a cui rinunciare per la sua chiamata. Eliahu gettò immediatamente il suo mantello su Eliseo, e sebbene Eliseo, come sappiamo, non avesse cercato questa posizione e svolgesse coscienziosamente i suoi doveri verso il padre, appunto, e verso il bestiame che aveva in gestione, verso la terra che aveva in gestione, comprese immediatamente la sua chiamata a seguire Eliahu, e dopo aver bruciato l'aratro con tutti i legni, appunto con tutti gli attrezzi, condivise un pasto di addio con suo padre, sua madre e i suoi commensali, i suoi amici e lavoratori. Senza esitazione Eliseo partì per seguire Eliahu e divenne suo servitore. Questo lo leggiamo nella Prima Re, capitolo 19, versetto 21. Per i successivi 7-8 anni Eliseo servì fedelmente Elia. Poco prima della sua partenza, infatti, per il cielo, per essere rapito in cielo, appunto, Eliahu si recò a Betel, Gerico e il fiume Giordano. Quindi ci furono tre passi che Eliahu doveva fare prima di essere rapito in cielo. Prima di ogni tappa del viaggio, Eliahu sembrò mettere alla prova Eliseo dicendo: resta qui, il Signore mi ha mandato a Betel, poi Gerico, poi il Giordano. Però proprio come Ruth verso Naomi, come leggiamo in Ruth capitolo 1 versetto 16 e 17, e come Pietro affermò a Yeshua in Giovanni capitolo 21 versetto 15 fino al 17, anche Eliseo affermava ogni volta: sicuramente, come il Signore vive e come tu vivi, io non ti lascerò. La leggiamo questa in Secondo Re capitolo 2, che vi invito a leggere e a meditare. E sempre prima di ogni viaggio, una compagnia di profeti disse ad Eliseo che Yahweh, il Signore, avrebbe preso Eliahu quel giorno. E in maniera profetica, appunto, per confermare ciò che lo spirito, appunto, del Ruach HaKodesh aveva detto attraverso questo gruppo di profeti, Eliseo rispose: sì, lo so. Dopo aver raggiunto infatti il Giordano, Eliahu toccò le acque del fiume Giordano con il suo mantello arrotolato, mentre 50 profeti stavano a guardare questo miracolo che Hashem voleva fare attraverso Eliahu. E in un eco di miracoli dal passato, sappiamo
da Mosè a Giosuè, le acque ancora una volta si divisero, le acque del Giordano si divisero, permettendo a lui e ad Eliseo di attraversarlo su terra ferma. Una volta dall'altra parte, Eliao chiese ad Eliseo cosa poteva fare per lui, cosa poteva fare per Eliseo prima che fosse rapito in cielo. Eliseo rispose semplicemente: lasciami ereditare una doppia porzione del tuo spirito. E questo lo leggiamo in Seconda Re, capitolo 2, versetto 9. Poiché sappiamo che la doppia porzione è un diritto di ogni figlio maggiore, quindi di ogni primogenito, questo lo leggiamo in Deuteronomio, capitolo 21, versetto 17, possiamo ben capire da ciò che stava chiedendo Eliseo ad Eliao che egli voleva essenzialmente essere riconosciuto come proprio primogenito di Eliao, e almeno in senso spirituale. E Eliseo non stava quindi chiedendo un'eredità fisica, ma spirituale, e in questa richiesta riconobbe la sua dipendenza come profeta dal Ruach HaKodesh, dallo Spirito Santo, e non dal suo potere personale che aveva già. Eliao quindi disse che questa sarebbe stata una richiesta difficile, ma che se l'avesse visto essere rapito in cielo, allora Elisha lo avrebbe ricevuto, avrebbe ricevuto questa doppia porzione del suo spirito. Eliseo quindi vide Eliao sollevato in cielo su un carro di fuoco e fu in grado quindi di riappropriarsi del mantello di Eliao, che cadde a terra proprio in quel momento in cui Eliao fu rapito. E Eliseo tornò con il mantello di Eliao sulle rive del Giordano, e quando colpì l'acqua del fiume Giordano gridò per un segno della sua unzione: dov'è ora l'Eterno, il Dio di Eliao? Quindi chiese un segno della presenza del Ruach HaKodesh in lui. Le acque si separarono di nuovo in quel momento, come fecero per Eliao, e la traversata miracolosa di Eliseo senza Eliao indusse i profeti, lo stesso gruppo di profeti che fino ad allora aveva seguito Eliao, a guardarlo e a riconoscere che lo spirito di Eliao si era riposato, quindi si era posato su Eliseo, e andarono quindi a incontrarlo e si inchinarono a terra davanti a lui, quindi nel riconoscerlo e nel riconoscere la presenza dello spirito di Eliao che si era posato su di lui. Quindi con una doppia porzione di unzione per lui, Eliseo non solo divenne un profeta ampiamente riconosciuto in Israele, ma anche usato per portare miracoli nelle vite degli israeliti, ma non solo, anche degli stranieri. Vediamo che Eliseo infatti si rese disponibile agli altri, educandoli all'obbedienza alla Torah e a vivere una vita di fede. Viaggiò molto, così come era stato per Eliao, e consigliò re con cui strinse appunto amicizia, ma anche con la gente comune, sia israeliti che stranieri. E durante il suo ministero, tra l'892 e l'832 avanti Cristo, Hashem usò Eliseo per toccare le persone in mezzo alla loro malattia, alla loro morte, al loro desiderio di farla finita, e condurle invece alla misericordia riparatrice, alla grazia di Hashem. Quindi Eliseo è un operatore miracoloso della misericordia di Hashem. Vediamo che infatti all'inizio del suo ministero Eliseo si distinse come profeta compassionevole, misericordioso e miracoloso. Alcuni di quei miracoli infatti riflettevano il passato e altri prefiguravano anche quelli che sarebbero stati compiuti da Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia. Mentre Mosè guariva le acque di Marà, le acque amare appunto, in modo che la sua nazione di Israele potesse sopravvivere, come si legge nell'Esodo al capitolo 15, versetto 25, il secondo miracolo di Eliseo guarì la sorgente vicino a Gerico, come leggiamo nella Seconda Re,
capitolo 2, versetto 19 fino al versetto 22, in modo che proprio il popolo della città potesse avere una fonte d'acqua pulita a cui abbeverarsi. Leggiamo infatti nella seconda Re, capitolo 2, versetto 21, così dice l'Eterno: ho guarito quest'acqua, da esso non ci sarà più morte o sterilità. La sua compassione, quindi la sua misericordia, sono di nuovo evidenti in questa storia molto particolare della vedova impoverita. È la creditrice di un marito defunto, la tradizione ebraica identifica come Obadia, stava minacciando di prendere i suoi due figli come schiavi per pagare i debiti. In una straordinaria, quindi, dimostrazione dell'imprenditoria di Hashem, imprenditoria soprannaturale, Eliseo viene utilizzato proprio come strumento di benedizione nella vita di questa vedova e dei suoi figli, dicendole di attraversare il villaggio, di raccogliere dei barattoli vuoti dalle persone che avrebbe incontrato e di riempire questi barattoli olio d'oliva, quest'olio d'oliva che aveva questa povera vedova solo nel suo unico barattolo che possedeva. Quindi vediamo che questo miracolo, proprio mentre Yeshua si può ricondurre appunto a quello che Yeshua fece nella moltiplicazione di diversi cestini di pane, di pesce, da un paniere, come leggiamo in Matteo capitolo 14, versetto 13 fino al versetto 21, la vedova così riempì diversi barattoli, diversi otri, con l'olio di solo un barattolo, di solo un otre. Quindi il profeta le disse allora come salvare i suoi figli dalla schiavitù. Vai, vendi l'olio e paga i tuoi debiti. Tu e i tuoi figli potete vivere su ciò che resta. Questo lo leggiamo in Secondo Re, capitolo 4, versetti 1 fino al versetto 7. E questo è un miracolo molto importante per Israele, in parallelo con Yeshua. Forse il miracolo più stravagante è quello anche della nascita dalla sterilità o il ripristino dalla morte, quindi la resurrezione. Questa opportunità si è confrontata con Eliseo, che aveva stretto amicizia con una donna shunamita e suo marito. Egli infatti è rimasto con loro così spesso nei suoi viaggi che addirittura gli hanno preparato una stanza, appunto la stanza di Elisha, la stanza di Eliseo. E il servo di Eliseo, Geazi, disse che la donna era senza figli e la moglie di un vecchio, quindi di un vecchio uomo che non poteva portare a compimento umanamente il piano di Hashem nella vita di questa donna, dandogli appunto la prole. Volendo quindi fare qualcosa per ripagare la donna, Eliseo pensò e disse: in questa stagione, il prossimo anno, abbraccerai un figlio. Questo lo leggiamo nella seconda Re, capitolo 14, versetto 16. Vediamo che questa profezia si realizzò. Quindi la donna ebbe un figlio, ma quando il bambino poi divenne più grande, morì inaspettatamente. La donna quindi lo adagiò sul letto del profeta, nella stanza appunto che il profeta usava durante appunto i suoi viaggi, e andò a cercare Eliseo. Immaginiamo appunto la tensione, il dolore e anche la rabbia di poter vedere una risposta di Hashem nella propria vita che improvvisamente viene meno. E lo trovò proprio sul Monte Carmelo. Apprendendo logicamente della morte del bambino, Eliseo pensò di mandare il suo assistente Geazi con il suo bastone, con il bastone di Eliseo, a dirgli di posare il bastone sul viso del ragazzo, ma purtroppo non successe nulla. A volte Hashem vuole che andiamo di persona nelle situazioni più aberranti, anche più raccapriccianti e magari in cui vorremmo non essere, ma
nel ministero profetico siamo chiamati ad affrontare delle situazioni che non tutti vogliono affrontare né tutti vogliono vedere, e molto spesso è proprio una situazione di morte spirituale, se non morte fisica, oppure di nascita. Ecco, quindi ci sono anche delle belle situazioni che vediamo nelle nostre vite. E quando Eliseo raggiunse quindi la casa, il ragazzo era ancora morto. E leggiamo nella seconda Re, capitolo 4, versetto 33 fino al 35. Egli allora entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo. Pose la propria bocca sulla sua bocca, i propri occhi sui suoi occhi, le proprie mani sulle sue mani, si distese sopra di lui e la carne del fanciullo si riscaldò. Quindi Eliseo si tirò indietro e andò qua e là per la casa. Poi salì di nuovo e si distese sopra il fanciullo. Il fanciullo starnutì 7 volte e aperse gli occhi. Quindi dopo aver fatto una seconda volta questo passo profetico, questo atto profetico, il bambino fu portato in vita. In un'altra occasione, durante una carestia del paese, una pentola di stufato che era stata preparata per i profeti si rivelò velenosa. Allora Eliseo rese lo stufato sicuro da mangiare. E ancora una volta, in un evento che ha prefigurato la moltiplicazione di Yeshua, di scarsa disponibilità, egli ha moltiplicato 20 pagnotte di pane d'orzo per darne da mangiare un centinaio con il cibo rimasto. Questo lo leggiamo in Seconda Re, capitolo 4, versetti 42 fino al versetto 44. Vediamo che i doni dei miracoli della guarigione non sono dati agli uomini o alle donne nella scrittura biblica semplicemente per rendere la vita più facile sulla terra, ma per moltiplicare quella fede nel miracolo, nell'atto che solo Hashem può compiere attraverso di noi, attraverso appunto il Padre, Hashem attraverso il Ruach HaKodesh, Spirito Santo, e attraverso il Figlio, Yeshua Mashiach Gesù, il Messia. A tale fine, quindi, il ministero miracoloso di Eliseo non era limitato ad una casta, ad una classe o a una nazionalità. Come Yeshua non ha sempre avuto bisogno di essere presente perché avvenisse il miracolo. Così come apprendiamo dalla storia del comandante militare siriano Naaman, che aveva la lebbra, come leggiamo in Matteo capitolo 8, versetto 5 fino al versetto 13. Quando proprio il capo militare fu guarito, immergendosi 7 volte nel fiume Giordano, e rispose dicendo: ora so che non c'è Dio in tutto il mondo tranne che in Israele. Leggiamo in Seconda Re, capitolo 5, versetto 15. Quindi, sebbene Naam capisse che era stato Hashem a guarirlo, voleva premiare Eliseo. Tuttavia, Eliseo non avrebbe ricevuto alcun compenso da Naaman, per il potente lavoro che solo Hashem aveva compiuto. E la misericordia del Signore sappiamo che non è in vendita, fratelli e sorelle, quando noi agiamo nella fede di Hashem, ciò che noi facciamo nel potere del Ruach HaKodesh, quando preghiamo per le persone, per guarigione, per liberazione, per qualsiasi richiesta che Hashem ci mette in cuore di pregare per quella persona o quella congregazione o quella situazione, non siamo noi siamo solo ed esclusivamente strumenti nella mano di Hashem, e non siamo noi a chiedere soldi. Noi facciamo quello che, come scritturalmente disse Pietro, l'abbiamo ricevuta, e così Paolo, l'abbiamo ricevuta senza pagare e lo diamo senza pagare. Ciò che noi condividiamo è la parola di Hashem, ci è stata data gratis, non abbiamo pagata, quindi è quello che condividiamo che viene dato gratuitamente. E questo è molto importante, perché proprio negli ultimi giorni, ancora una volta, il Ruach HaKodesh ci ha ricordato di non chiedere mai, per ogni cosa che noi facciamo, i soldi, perché quello che noi chiediamo per il supporto a Israele o il supporto per un tale progetto che Hashem ci ha dato
da preparare perché il suo piano sia portato in Israele e nelle nazioni, viene utilizzato e strettamente utilizzato per quel progetto, quella data opera che Yeshua vuole compiere, ma non viene data a noi proprio perché deve essere utilizzata per quella finalità. E noi viviamo appunto per fede e abbiamo, come tutti noi, logicamente abbiamo un nostro lavoro finché Hashem ci dà la possibilità di averlo, fin quando poi saremo, secondo la sua volontà, in Israele, quindi vivremo in altro modo. Yeshua quindi ha messo in evidenza la storia di Naam ed Eliseo nella sinagoga di Nazareth, dicendo alla gente che sebbene ci fossero molti lebbrosi che avrebbero potuto essere guariti da Eliseo, solo Naaman, il siriano, era stato guarito. Allo stesso modo, quanti ai giorni di Yeshua avrebbero potuto essere guariti, ma non lo furono. Perché non lo furono? A causa della loro incredulità. Noi sappiamo che quando riceviamo una risposta da parte di Hashem è per la fede che lui mette in noi. È la sua fede in noi, non siamo noi che riceviamo quella risposta, e che sia un sì o un no è una risposta da Hashem da prendere con obbedienza, senza rivoltarsi contro la volontà di Hashem. E questo è importante, infatti vi invito a leggere Luca capitolo 4 versetto 27, che parla proprio dell'incredulità, perché molte volte e quante volte, fratelli e sorelle, Yeshua ci siamo trovati davanti a persone che hanno avuto la possibilità di ricevere nella loro vita un miracolo, ma che hanno detto no, io non voglio ricevere preghiera, o no, io non credo, oppure no, non me la sento. E questo davanti al trono di Hashem è semplicemente un segno di incredulità. Siamo fratelli e sorelle in Yeshua chiamati a testimoniare la sua fede in noi, e quando resistiamo alla volontà di Hashem nella nostra vita per essere testimoni della sua fede in noi, significa rinnegare il suo nome, rinnegare la sua fede in noi. Ed è molto importante invece testimoniare la sua fede, non testimoniare il contrario, altrimenti vuol dire che non lo conosciamo. Se non lo conosciamo non siamo suoi figli e non siamo suoi. Eliseo, quindi profeta e stratega militare. Vediamo questa storia bellissima di Eliseo come profeta e stratega militare, che era a conoscenza della sua conoscenza soprannaturale venuta da Hashem, che gli dava un vantaggio logicamente sulla guerra. Perché? Perché Eliseo frustrava continuamente il re di Aram nei suoi tentativi di combattere Israele. Allora ogni qualvolta il re di Aram inviava un esercito in una città, Eliseo avvertiva il re di Israele per evitare la sconfitta. Fratelli, è fondamentale. Sapete quante volte Hashem ci guida e chiude porte che non sono da lui, e ci difende, ci protegge. A volte noi pensiamo, ma perché magari quella porta sarebbe stata meravigliosa nella carne, no? Da attraversare, oh, quanta gloria, quanto onore. E quelli sono glorie e onori che vengono dati dalla carne e dall'uomo, ma noi non siamo chiamati a essere glorificati dall'uomo, ma a ricevere solo e esclusivamente la gloria di Hashem, non la gloria dell'uomo. E quindi sappiamo che quando Hashem chiude una porta è per nostro bene, anche se ci fa male in un momento di dolore, magari in un momento di preghiera, possiamo dire, ma perché Hashem quella porta me l'hai chiusa in questo momento? Per il nostro bene, perché molte volte noi non sappiamo che magari in un momento della nostra vita di grande difficoltà, se avessimo un peso superiore a quella che è la nostra condizione, sia fisica che spirituale, non avremmo facilità a portarlo avanti e magari quel frutto che Hashem ci porta morirebbe, proprio perché non siamo pronti. Allora è importante, fratelli e sorelle, in Yeshua essere pronti
a ricevere quello che è il frutto di Hashem nelle nostre vite nel suo tempo e non in maniera prematura, perché ricordiamo che come un bambino nato prematuramente può morire, così un frutto che Hashem ci dà, che noi prendiamo in maniera prematura e senza essere equipaggiati e preparati, anche spiritualmente fortificati, ci può provocare morte spirituale e fisica, e questo noi non lo vogliamo vedere, noi vogliamo vedere anzi l'avanzamento del regno di Hashem nelle nostre vite, non la morte spirituale. E questi avvertimenti quindi sono fondamentali ed erano in quel tempo anche fondamentali nella vita di Eliseo e così efficaci che il re di Aram sospettava che qualcuno appunto nella sua stessa corte fosse una spia e lo stesse tradendo, che è bellissimo. Quindi la scrittura biblica dice in Seconda Re capitolo 6 versetto 11 fino al versetto 14, molto turbato in cuor suo per questa cosa, il re di Siria convocò i suoi servi e disse loro: non sapete dirmi chi dei nostri parteggia per il re di Israele? Uno dei suoi servi rispose: nessuno, o re mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera da letto. Allora il re disse: andate a vedere dove si trova, perché lo possa mandare a prendere. Gli fu riferito: ecco, si trova a Dothan. Così il re vi mandò cavalli, carri, un grande esercito, e si giunsero di notte e circondarono la città, pensando che Hashem non li vedesse. A volte il nemico pensa che quando usa dei trucchi e dei si nasconde a noi, no, umani, usando degli stratagemmi, ma Hashem non... come sappiamo scritturalmente, per lui la oscurità è luce, lui vede ogni cosa, a lui non possiamo nascondere nulla ed è bellissimo perché ci rivela appunto ciò che è nascosto all'umano e fa sì che noi possiamo essere protetti da ogni attacco del nemico. Quindi di fronte a questo esercito in attacco, il servitore di Eliseo aveva paura e gli chiese cosa dovesse fare. Allora Eliseo lo rassicurò che erano in compagnia di un esercito molto più grande, soprannaturale, e gli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché egli possa vedere. L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide, ed ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco, tutto intorno ad Eliseo. Seconda Re, capitolo 6, versetti 16 e 17. Eliseo quindi pregò Hashem di accecare le truppe nemiche e le condusse a Samaria. Una volta dentro Samaria, esse furono in balia di Eliseo. Ma lui non li danneggiò, anzi, egli aveva organizzato una festa, un banchetto davanti alle truppe aramee che poi tornarono alle loro case e le incursioni da quel momento nei territori di Israele cessarono, quindi placarono. A volte potremmo sentirci anche noi sotto attacco e soli. Questi sono tempi in cui abbiamo bisogno di chiedere aiuto ad Hashem e di aprire i nostri occhi spirituali. Quindi Hashem ha già liberato le sue potenti forze per proteggerci e possiamo vincere la battaglia senza sparare alcun colpo. Abbiamo quindi un vantaggio in guerra proprio come Eliseo, perché Hashem è dalla nostra parte. Se Hashem è con noi, nessuno può essere contro di noi, nessuno può batterci, perché la battaglia è sua. Ricordiamo che noi non siamo i combattenti e non siamo combattenti da soli, ma che la battaglia è di Hashem e noi siamo solo al suo comando, quindi è lui che ci sta guidando in ogni battaglia della nostra vita. E se seguiamo lui e sottomettiamo i nostri piani a lui, lui ci guiderà in una maniera specifica e dettagliata che ci porterà
alla sua vittoria e ci farà vedere la sua gloria, secondo la sua giustizia. Vediamo come Eliseo, come Yeshua, come noi. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Si legge nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2, che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Eliseo rappresenta un esempio di umiltà, che è molto raro, e di misericordia, e anche questo molto raro, e di fedeltà. Sebbene egli fosse un uomo benestante, ricco, quindi cresciuto nel benessere economico, nella benedizione da parte di Hashem, quando Hashem lo chiama in una posizione di profeta, quindi a perdere tutto ciò che aveva, egli servì fedelmente il suo padrone fino a quando Hashem lo rapì in cielo. Proprio come Eliau passò la sua unzione e chiamata ad Eliseo, quale nuovo profeta di Israele, così Yohanan, l'immergitore, appunto Giovanni il Battista, venne guidato dallo spirito di Eliau e dichiarò pubblicamente che Yeshua sarebbe succeduto a lui e che lui doveva diminuire perché Yeshua potesse essere innalzato, potesse essere aumentato appunto, come profeta e figlio di Hashem, quindi lo riconobbe appunto come figlio di Hashem, venuto da Nazareth. Come Eliseo, quindi Yeshua risuscitò i morti, guarì i malati, moltiplicò il cibo e sfidò la gravità. Ricordiamo che Eliseo fece galleggiare la testa di un'ascia e Yeshua camminò sull'acqua. Ma c'è un atto di misericordia che solo Yeshua come Messia avrebbe potuto realizzare. Come agnello di Dio, egli infatti offrì il suo corpo senza peccato e il proprio sangue come espiazione per tutti i peccati del mondo. E lo scopo principale quindi di Eliseo era di finire l'opera di Eliao e di aiutare la restaurazione di Israele durante un periodo molto oscuro, quindi nel riportare i cuori del suo popolo di Israele a Hashem. Yeshua quindi ha finito quell'opera una volta per tutte, riconciliando il mondo intero con Hashem, attraverso la sua stessa vita, vissuta secondo la giustizia di Hashem. E quindi individualmente dobbiamo solo fidarci di Yeshua, accettare la sua offerta per nostro conto. E leggiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 11 fino al versetto 14. Ogni giorno ogni sacerdote si alza e svolge i suoi doveri religiosi, ancora e ancora offre gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati. Ma quando questo sacerdote aveva offerto per sempre un sacrificio per i peccati, si sedette alla destra di Dio e da quel momento attende che i suoi nemici diventino il suo poggiapiedi, cioè lo sgabello dei suoi piedi, poiché con un sacrificio Yeshua, Gesù il Messia, ha reso per sempre perfetti quelli che sono stati resi santi. E qui parla appunto proprio del corpo del Messia, che siamo tutti noi. Per aiutarci quindi nel nostro ministero attraverso Yeshua abbiamo accesso al Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo, che ha affidato a ciascuno di noi almeno un dono spirituale. Sappiamo che noi possiamo richiedere tutti i doni spirituali al Ruach HaKodesh, come si legge nella lettera dei Romani, capitolo 12, versetto 6 fino al versetto 8, e la prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 4 fino al versetto 11, versetto 28. Questi doni spirituali devono essere usati misericordiosamente e strategicamente per conciliare le nostre famiglie, riconciliare molte delle nostre relazioni con amici, con colleghi, comunità, stranieri, allo stesso modo con il Dio di Israele, Hashem, e gli uni con gli altri.
Noi quindi vogliamo pregare che possa ognuno di noi, come Eliseo, riconoscere che possiamo servire Hashem solo se diamo a Lui tutto il nostro cuore e secondo il suo spirito, quindi nella rettitudine e nell'allineamento alla Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo. Preghiamo che ognuno di noi possa camminare nel potere del Ruach HaKodesh e nell'unzione che Egli ci dà e che è disponibile a coloro che seguono Yeshua, Gesù, il Messia, Re dei Re, Signore dei Signori. E voglio salutare ognuno di voi che ci sta seguendo, ci sta benedicendo, ci sta supportando, che è in preghiera, che economicamente, come abbiamo detto, perché ogni persona che accede al nostro canale internet o che viene appunto e partecipa ai nostri culti, ai nostri studi, fisicamente riceve quella benedizione da parte di Hashem che è solo e soltanto un'opera da parte sua. Noi siamo esclusivamente strumenti nelle sue mani e crediamo in Hashem Padre, Ruach HaKodesh, Spirito Santo, e Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, Figlio, nella Trinità, e questo è importante da dichiarare. Ed è importante che ci sia, fratelli e sorelle in Yeshua, discernimento in coloro che noi seguiamo. E i nostri insegnamenti sono vagliati e sono analizzati secondo quello che è lo spirito del Ruach HaKodesh. Noi non seguiamo, come dice la scrittura, i venti, come appunto barche battute dal vento in mezzo alla tempesta. Noi seguiamo il Ruach HaKodesh in obbedienza, quindi se ci sono degli insegnamenti che non sono allineati con l'opera dello Spirito Santo e non sono secondo la volontà di Hashem, noi non li condividiamo, né condividiamo nessun tipo di dottrina che non sia in allineamento con la volontà di Hashem. Crediamo nella Trinità e questo è fondamentale, perché purtroppo ci sono tante false dottrine anche nel movimento messianico, e noi invitiamo ognuno di voi che riceve i nostri insegnamenti a vagliare ciò che riceve e a ricevere solo e soltanto quello che viene da Hashem, non quello che viene dal nemico, perché il nemico viene per confonderci, per ucciderci spiritualmente e poi fisicamente, per dividerci, e questo non è il nostro desiderio. Il nostro desiderio è fare la volontà di Hashem. Quindi preghiamo che ognuno di voi, ognuno di quelli che ricevono da parte nostra gli insegnamenti che Lui ci dona, che possa essere benedetto e portare benedizione ad altri, che anche voi possiate essere discepoli e fare discepoli secondo la volontà e la chiamata che ognuno di noi ha, e che possiate darci appunto anche dei feedback, dei commenti, come fate sempre sia sul sito che di persona, e che siate benedetti secondo quella che è la benedizione di Hashem, secondo la benedizione aronica, nel nome di Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, e che Gesù il Messia possa raggiungere ogni cuore di Israele, che possiamo vedere la restaurazione di Israele con la salvezza in Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia. Amen. Shalom a tutti.